All'ombra del campanile, in una piazza Duomo gremita, tutto riparte dopo il fermo della pandemia. Così è la vita. E noi prendiamo il largo sulle rotte adriatiche della santità, solcando il mare della devozione popolare e seguendo la processione in onore dei santi Oronzo, Giusto e Fortunato, patroni di Lecce. Lecce, non dimentica i suoi santi e con la festa patronale che inizia a far calare il sipario sulle altre, visto che ormai non rimane che uno scampolo d'estate, si riversa in piazza per assistere al passaggio dei simulacri argentei dei santi martiri accompagnati dal clero diocesano, dalle confraternite, dalle associazioni e dai devoti. Come da tradizione, non sono mancati turisti tra la folla che salutano il passaggio del corteo processionale tra le vie del borgo vivificato dalle luminarie. E a guidare il popolo di Dio in cammino, l'arcivescovo metropolita Michele Seccia, accompagnato dal nunzio apostolico Monsignor Luigi Pezzuto, dal vescovo emerito di Rechen, Monsignor Cristoforo Palmieri, e in via del tutto eccezionale quest'anno anche dall'arcivescovo di Zara, Monsignor Zelimir Pulic. Forse non tutti sanno, ma c'è un filo sottile che collega intimamente Lecce a Zara. È la reliquia del protovescovo e protomartire Oronzo, custodita a Nona e traslata in questi giorni di festa in Duomo. In un pregevole reliquiario, Santo Oronzo è tornato a Lecce in mezzo alla sua gente. A dire il vero, forse non se n'è mai andato da quando scese al soglio episcopale, ricoperto, nei secoli successivi, da un altro vescovo, Monsignor Luigi Pappacoda, che riordinò la diocesi di Lecce nel segno delle disposizioni del Concilio di Trento. Fu questo energico presule, discendente dai marchesi di Pisciotta, a sceglierlo nel lontano 1656, grazie a una precisa strategia, imputabile alla ragion di Stato e alle visioni del prete calabrese Domenico Ascinia, come santo miracolante e patrono della città, per aver allontanato la pestilenza che infuriava nel regno di Napoli, conclamato il 13 luglio 1658 dalla Sacra Congregazione dei Riti. Con la chiusura delle due porte sante giunge il capolinea il Jubileum Oronzianum License, che ha celebrato degnamente il bimillenario della nascita del santo protettore di Lecce, con lo sguardo rivolto a Turi, Ostuni e a tutte quelle città che lo tengono in somma considerazione alla gloria degli altari. Speriamo presto che ritorni in gloria su una colonna di una città spogliata dell'identità che piange senza la sua statua. Quella magnifica statua che vegliava dall'alto e pareva sussurrare al passante: sempre ti protessi e per sempre ti proteggerò. Ma veramente una impressione che potrei raccogliere nella parola grazie. Grazie a Dio per questo evento, grazie a Dio per i santi, voi l'avete tre, in modo speciale Oronzo, di cui reliquie noi abbiamo in Zadar, e grazie per questa presenza del popolo che con la pietà popolare mostra qualcosa che è molto importante. Quello che mi sembra Cardinal Pupart diceva: se la
la fede non crea la cultura, e la fede è morta. E guardando questo popolo, guardando i tanti monumenti bellissimi, guardando questa città che è proprio impegnata dalla fede, vi congratulo. Congratulo al popolo leccese, al popolo di Puglia, perché ha mostrato che la fede è viva qui. Messaggio forte. Io dico, se i santi ci guardano dall'alto, loro hanno una visione a 360 gradi, anche della nostra vita. E noi dobbiamo anche, dai 360 gradi, tutti guardare verso l'alto, guardare al loro esempio di vita, alla loro testimonianza, parentesi, e al loro martirio, perché non è facile la coerenza nel servizio al bene comune, e quindi costruire insieme qualcosa. Con una lunga diretta su Telerama e Porta Lecce vi abbiamo fatto vivere i momenti più suggestivi della processione in onore a Santo Ronzo e ai compagni di evangelizzazione Giusto e Fortunato, rivelando gli aspetti più reconditi del culto ronziano che ha attraversato secoli di storia.